musulmano allora? No, non è nemmeno musulmano. E allora perché cavolo si è circonciso, si può sapere? Non lo so, non lo so. So solo che non mi devi far fare figuracce, ok? Ok. Eccoli, speriamo bene. Questo tipo c'ha tutta la testa di fuori. Sì, ma non mi avevi detto che c'aveva tutta la testa di fuori? E così è questo che vuol dire circonciso, eh? Ti tagliano via la pelle, via il prepuzio, zac! Esattamente. Che buffo. Io veramente lo trovo molto sexy. Scusa tesoro, puoi evitare di interrompermi mentre parlo col mio amico senza prepuzio? E come mai te lo sei fatto togliere il prepuzio? Era troppo lungo e mi dava fastidio per fare l'amore. Troppo lungo? Sì, guarda questa mia vecchia foto sulla carta d'identità. Urca! E non ti manca ogni tanto il tuo prepuzio? Psst, insomma, la vuoi smettere di parlare di prepuzi? Siamo a tavola, basta! Ok, ok, ho capito. Gli chiedo l'ultimissima cosa e poi basta, giuro. No, no, non mi fare vergognare. Tranquilla. Dunque, mi chiedevo, come cavolo fai a masturbarti? Oh mio Dio, ma che fai? Nulla. Tu volevi circoncidermi a tradimento. Sì, è vero. Vieni qui, tesoro, che ci metto un attimo. No! No, no, non farlo. Oh mio Dio. Ma che succede? Ho fatto un incubo terribile. Tu volevi circoncidermi con un paio di forbicioni enormi. Ma sei proprio uno scemino. Dormi tranquillo, amore, dormi. Ok.